Treccine svolazzanti in mezzo al campo. Atletismo straripante. Gol di ginocchio. E sorrisetto onnipresente sotto i baffi. Esiste davvero qualcosa di più iconico di un tulipano nero? Ruud Gullit è tutto ciò che di anticonvenzionale potesse esistere nel periodo degli anni Ottanta. Look unico, fisicità prorompente, spirito libero di sgroppare sul rettangolo verde, con la passione per il reggae come colonna sonora di una vita. Notarlo è sin troppo facile, acquistarlo decisamente meno. Il trofeo Gamper del 1986 è la tappa iniziale di un corteggiamento milanista sfrenato, prima volta che porta la dirigenza rossonera, con Galliani e Braida in missione, a tentare di strappare al PSV un pilastro utile alla costruzione del Milan targato Berlusconi. Dopo mesi di continui dialoghi e incontri, il club olandese cede di fronte ad una cifra record. Il 15 aprile 1987, nella sede di Via Turati 3, Gullit viene presentato alla stampa come nuovo numero 10 rossonero. L'impatto con l'Italia e con il Milan è la scoperta di un mondo mai conosciuto e immaginato prima. Ad ambientarsi, però, Ruud ci metterà ben poco. Chitarra in camera a Milanello per suonare nelle ore libere, sprazzi di cultura diversa per dettare, nel tempo, ritmo e accordi di una melodia che si rivelerà negli anni perfetta. Seguire le innovative istruzioni di Sacchi è difficile per molti, non per lui, finito per vedere spostato il proprio ruolo da libero ad ala destra. La dimostrazione immediata è nella prima uscita ufficiale in rossonero, sia per Ruud che per il suo nuovo allenatore. Dopo il gol in amichevole contro la Real Sociedad di pochi giorni prima, Gullit fa centro anche in Coppa Italia. Il 5-0 al Bari è l'inizio di una nuova era e di un nuovo modo di concepire il calcio, in cui Gullit figura come perno cardine del progetto sacchiano. Con Van Basten costretto ad un lungo stop, Ruud si carica responsabilità e squadra sulle spalle, primo a portare pressing sugli avversari, da una parte, primo a rifinire o finalizzare, dall'altra, un po' come nella frustata di testa a Pisa, valsa il primo gol personale in Serie A. Da icona ad idolo il passo è breve. Se le doti caratteriali mostrate da Gullit avevano già conquistato tutti, rapiti da uno spirito e da una simpatia contagiosa, le reali doti di showman vengono espresse soprattutto in campo. Ruud è uno tsunami atletico sul campionato italiano, veloce, resistente, impossibile da spostare, ma anche lucido nel momento giusto, in quell'attimo decisivo di fantasia richiesto da Sacchi, che può scrivere la storia di una partita. Doti che portano Gullit a conquistare, da secondo olandese dopo Cruyff, il Pallone d'Oro 1987, dedicato ad un modello di ideali e carisma come Nelson Mandela. Straripante, Ruud non lascia, ma raddoppia. Le due sfide contro il Como valgono la prima doppietta in Serie A e il primo scudetto in rossonero, parzialmente cucito dall'olandese, tra gol e assist in sfide decisive. Il Milan viaggia verso il tricolore numero 11 a ritmo di Gullit. Il bagno di folla di San Siro è l'immagine da sogno di una favola appena iniziata. Gullit, il volto finito per contrastare, in maniera vincente, la voglia di conquiste di Diego Armando Maradona. Nella stagione 88-89, Ruud ha finalmente la possibilità di scuotere anche l'Europa. La prima presenza con il Milan in Coppa dei Campioni coincide anche con il primo gol rossonero, realizzato, ancora una volta di testa, sul campo del Vitosha. Da Sofia a Barcellona, tour che è logica conseguenza di una band in piena ascesa. Le treccine di Gullit svettano tra i leader di un Milan che supera qualsiasi ostacolo, Real Madrid compreso. Ruud dorme sonni tranquilli nella notte prima del 5-0 di San Siro, rasserenando anche un teso Ancelotti, suo compagno di stanza. Siamo più forti e più talentuosi, vinceremo noi. Convinzione e sicurezza dimostrate in campo tra semifinale e finale. Il trionfo del Camp Nou coincide con la prima doppietta europea in rossonero e la prima Coppa dei Campioni alzata.
Finali e gare SEC, secondo Rudd, sono le sfide più facili. Il motivo? Piuttosto semplice a dirsi, meno nella gestione. La carica per queste gare arriva da sé. Sfortuna vuole che le ultime, prime volte di Gullit in rosso-nero vedano l'olandese festeggiare con i compagni solo fuori dal campo, vittima di continui problemi al ginocchio. Prima la Supercoppa italiana, poi quella europea. Infine, la Coppa Intercontinentale. Un anno dopo, Rudd avrebbe avuto modo di rifarsi del tutto, vincendo da protagonisti in Europa e nel mondo, dove tutti lo aspettavano con parrucche a lui dedicate, simbolo di un'icona che per sua stessa ammissione non avrebbe mai pensato di vincere così tanto. Realtà e idolatria diffusa hanno detto altro. Giù il cappello. Per Gullit questo è altro.